Poteva essere indicato leggere un bellissimo racconto che si svolge a Roma. A Roma si intitola Vado via coi gatti. È un breve racconto che è contenuto in novelle fatte a macchina. Però la ragione per cui lo leggo è che, pur essendo un racconto straordinario, non si è capito bene perché nelle raccolte successive, in questo delle novelle fatte a macchina, questo racconto a volte non c'è. Oppure c'è un'altra versione che francamente è meno interessante. Come se questo racconto, che è uno dei più belli delle novelle fatte a macchina, a un certo punto sia sparito. Allora, prima che sparisca definitivamente magari dentro la mia copia, io ve lo racconto così voi ve lo ricordate e magari domani dite ah, ma era così. Faccio precedere questo racconto da una frase che ha a che fare con la rivoluzione. Non vi dico di chi è, però in qualche modo secondo me può funzionare con il racconto che vi leggerò. Numerosi sono quelli che si immergono interamente nella politica militante, nella preparazione della rivoluzione sociale. Rari, rarissimi, quelli che per preparare la rivoluzione se ne vogliono rendere degni. Vado via coi gatti. Il signor Antonio è un capostazione in pensione. Ha un figlio, una nuora, un nipote di nome Antonio, che per non confonderlo con il nonno lo chiamano tutti Nino, e una nipotina di nome Daniela, detta Daniela. Allora, ha un figlio. Una? Non siate timidi. Un nipote di nome Antonio, detto? Una nipotina di nome? Daniela. Detta? Daniela. Per gli amici? Daniela. Citofonare? Daniela. Giusi. Ma nessuno che gli dia retta. Mi ricordo, comincia a raccontare, quando ero vice capostazione a Poggi Bonsi. Papà, lo interrompe il figlio, mi lasciate leggere il giornale in pace? Sono vivamente interessato alla crisi di governo nel Venezuela. Il signor Antonio si rivolge alla nuora e ricomincia da capo. Mi ricordo quando ero capostazione aggiunto a Gallarate. Papà, lo interrompe la signora nuora, perché non andate a fare quattro passi? Vedete bene che sto lucidando il pavimento con la cera blu, che brilla di più. Il signor Antonio non ha maggior fortuna con nipote... No. Il quale deve leggere l'appassionante fumetto Satana contro Diabolicus, vietato ai minori di 18 anni, lui ne ha 16. Egli spera molto nella nipotina, alla quale permette ogni tanto di indossare il suo berretto di capostazione per giocare allo scontro ferroviario con 47 morti e 120 feriti. Ma Daniela è molto occupata, infatti dice: «Nonno, mi fai perdere la TV dei bambini, che è tanto istruttiva!» Daniela ha 7 anni, ma ama moltissimo l'istruzione. Il signor Antonio sospira: «In questa casa non c'è posto per i pensionati delle ferrovie dello Stato con 40 anni di servizio! Una volta o l'altra piglio su e me ne vado, parola!» Vado via coi gatti. Infatti, una mattina esce di casa dicendo che va a giocare all'otto, invece va a Piazza Argentina, dove tra le rovine dell'antica Roma sono accampati i gatti. Scende gli scalini, scavalca la sbarra di ferro che divide il regno dei gatti da quello delle automobili e diventa un gatto. Subito comincia a leccarsi le zampe per essere ben sicuro di non portarsi dietro, in quella nuova vita, la polvere delle scarpe umane. E intanto gli si avvicina una gatta un po' spelacchiata che lo guarda. E lo guarda. E lo guarda fisso. Finalmente gli dice: «Scusa, ma tu non eri il signor Antonio?» «Ah, non voglio neanche più ricordarmelo, ho dato le dimissioni.» «Ah, mi pareva, sai, io ero quella maestra in pensione che abitava in faccia a casa tua. Mi avrai vista? Forse avrai visto mia sorella.» «Ah, vi ho viste, sì? Litigavate sempre a causa dei canarini?» «Proprio. Ero tanto stufa di litigare che ho deciso di venire a vivere coi gatti.» Il signor Antonio è sorpreso. Credeva di essere il solo ad aver avuto quella bella pensata. E invece impara che tra quei gatti lì
i gatti di Largo di Torre Argentina, appena una metà sono gatti gatti, cioè figli di madre e di papà, si sa, padre è sempre incerto, gatto. Gli altri sono tutti persone che hanno dato le dimissioni e sono diventate gatti. C'è un Netturbino fuggito dal ricovero dei vecchi, ci sono delle signore sole che non andavano d'accordo con la domestica, c'è un giudice del tribunale, lui era ancora un uomo giovane, con la moglie, i figli, la macchina, l'appartamento quadricamere doppi servizi, non si sa perché si è venuto a stare con i gatti, però arie lui non se ne dà. E quando le mamme dei gatti arrivano con i cartocci pieni di teste di pesce, bucce di salame, avanzi di spaghetti, croste di formaggio, ossetti, frattaglie, prende la sua parte e si ritira a mangiarla sul gradino più alto di un tempio. I gatti gatti non sono gelosi dei gatti persone, li trattano assolutamente alla pari, senza superbia. Tra di loro ogni tanto mormorano: certo, a noi gatti gatti non ci verrebbe mai in mente di diventare persone. Te credo, con quello che costa il prosciutto. Siamo proprio una bella compagnia, dice la gatta maestra. E questa sera c'è la conferenza di astronomia. Ci vieni? Naturale, l'astronomia è la mia passione. Mi ricordo quando ero a capostazione a Castiglione del Lago, avevo piazzato un telescopio a 200 ingrandimenti sul terrazzino e di notte osservavo l'anello di Saturno, i satelliti di Giove tutti in fila come palline sul pallottoliere, la nebulosa di Andromeda che assomiglia a una virgola. Molti gatti si avvicinano e lo ascoltano. Non hanno mai avuto tra di loro un ex capostazione. Vogliono sapere tante cose sui treni, domandano come mai nei gabinetti delle carrozze di seconda manca sempre il sapone, eccetera, eccetera, eccetera. Quando è l'ora giusta, e in cielo si vedono bene le stelle, la gatta maestra tiene la sua conferenza. Ecco, dice, guardate lassù, quella costellazione si chiama l'orsa, quell'altra invece l'orsa. Vi sento vivi. Giratevi come mi giro io. Mirate dritto a destra della Torre Argentina, quello è il serpente. Me pare non so, dice il gatto del turbino. Poi c'è la capretta, l'ariete e lo scorpione, puro, se stupisce qualcun altro. Lì, quella costellazione, è il cane. Mannaggia, borbottano i gatti gatti. Ma quello che borbotta più di tutti è il corsaro rosso, così chiamato perché è tutto bianco, ma ha un carattere avventuroso. È lui che domanda a un certo punto: scusi, sora maestra, a costellazione del gatto c'è? Dice la maestra, mi sembra una giusta domanda, mi domandi se... No, non c'è la costellazione del gatto. Ma che c'è manco una stella, magari piccola piccola, che si chiami gatto? Ah, ecco, questa è una domanda... No, non c'è manco quella. Insomma, sbotta il corsaro rosso, hanno dato le stelle ai cani e ai porci? A noi niente, bella roba! Si sentono miagolì di protesta. La gatta maestra alza la voce per difendere gli astronomi. Loro sanno quello che fanno, a ciascheduno il suo mestiere, e se hanno creduto bene di chiamare gatto, di non chiamare gatto neanche un asteroide, avranno avuto le loro buone ragioni. Sono ragioni che non valgono la coda del sorcio, ribatte il corsaro rosso. Sentiamo che ne dice il giudice. Il gatto giudice precisa che lui ha dato le dimissioni proprio per non dover più giudicare niente nessuno. Ma in questo caso farò un'eccezione. La mia sentenza è: agli astronomi, peste e corna. Applausi scroscianti. La gatta maestra si pente della sua ammirazione per i fatti compiuti. Promette di cambiare vita. L'assemblea decide di organizzare una manifestazione di protesta. Messaggi speciali vengono mandati per corriere a mano a tutti i gatti di Roma. A quelli dei Fori, a quelli di Monteverde Vecchio, a quelli dei Macelli, a quelli del San Camillo schierati sotto le finestre dei reparti in attesa che i malati buttino loro il rancio se capita che sia una schifezza, ai gatti di Trastevere, ai randagi di Borgata, ai bastardi di Borghetto Abusivo, ai gatti del ceto medio, se vogliono associarsi dimenticando per una volta i vantaggi del polmone tritato, del cuscino di piuma, del nastrino al collo. L'appuntamento è per mezzanotte al Colosseo. Magnifico, dice il gatto signor Antonio. Sono stato al Colosseo da turista, da pellegrino e da pensionato. Da gatto non ci sono ancora stato. Sarà un'esperienza eccitante.
La mattina dopo si presentano per visitare il Colosseo americani a piedi. Ah, oh, yeah, so, yeah, oh yeah, sulle mani. Ho detto sulle mani, non sulle mani. Tedeschi in pullman. Un zweiter, che se mettete nel Colosseum. Svizzeri col sacco a pelo. Abruzzesi con la suocera, milanesi con la cinepresa giapponese, ma non possono visitare un bel niente, perché il Colosseo è occupato dai gatti. Occupate le entrate, occupate le uscite, occupata l'arena, le gradinate, le colonne, gli archi. Occupato, occupato pure il gabinetto. Non si vedono quasi più le vecchie pietre, ma solo gatti, centinaia di gatti, migliaia di gatti. A un segnale del corsaro rosso compare uno striscione, opera della maestra e del signor Antonio, che dice: il Colosseo è occupato, vogliamo la stella gatto. Turisti, pellegrini, passanti, che per stare a vedere si sono dimenticati di passare, applaudono con entusiasmo. Il poeta Alfonso Gatto pronuncia un discorso. Non tutti capiscono quello che dice, ma solo a guardarlo è evidente che si può chiamare Gatto un poeta, si può chiamare così anche una stella. Una gran bella festa. Dal Colosseo partono gatti viaggiatori per Parigi, Mosca, Londra, Nuova York, Pechino, Monte Porzio Catone. L'agitazione si svilupperà sul piano internazionale. È prevista l'occupazione della Torre Eiffel, del Big Ben, delle torri del Cremlino, dell'Empire State Building, del Tempio della Pace Celeste, della tabaccheria Latini. Insomma, di tutti i luoghi illustri. I gatti dell'intero pianeta avanzeranno la loro richiesta agli astronomi in tutte le lingue. Un giorno, anzi, una notte, la stella gatto brillerà di luce propria. In attesa di notizie, i gatti romani tornano le loro sedi. Anche il signor Antonio con la gatta maestra si avvia di buon passo verso Piazza Argentina, facendo progetti per altre occupazioni. Ah, come starebbe bene, egli pensa e dice, la cupola di San Pietro tutta ornata di gatti con la coda diritta. E che cosa ne diresti, domanda la gatta maestra, di occupare lo stadio olimpico il giorno del derby Roma-Lazio? Il signor Antonio sta per partire con un col punto esclamativo, ma non arriva neanche a metà della parola perché improvvisamente si sente chiamare nonno, nonno. Chi è? Chi non è? È Daniela, che sta uscendo dal portone della scuola e lo ha riconosciuto. Il signor Antonio, avendo già preso una certa pratica come gatto, fa finta di niente, ma Daniela insiste. Nonno cattivo, ma perché sei andato via con i gatti? Sono giorni che ti cerco per mare e per terra. Torna subito a casa. Che bella bambina, dice la gatta maestra. Che classe fa? C'ha una bella scrittura, si pulisce bene le unghie, sarà mica una di quelle che scrivono a basso il bidello sulla porta del gabinetto. È tanto brava, spiega il signor Antonio un po' commosso, quasi quasi l'accompagno un pezzetto, così sto attento che non attraversi la strada col rosso. Ho belle capito, dice la gatta maestra, beh, vuol dire che anch'io andrò a vedere come sta mia sorella, magari le è venuta l'artrite deformante e non riesce più ad allacciarsi le scarpe da sola. Su nonno, vieni, ordina Daniela. La gente che la sente non si meraviglia perché crede che quel gatto si chiami nonno. Niente di straordinario. Ci sono anche dei gatti che si chiamano Bartolomeo, Gerubio. Appena in casa, il gatto signor Antonio salta sulla sua poltrona preferita e agita dignitosamente un orecchio in segno di saluto. Hai visto? Dice Daniela tutta contenta. È proprio il nonno. È vero, conferma Nino. Anche il nonno era capace di muovere le orecchie. Va bene, dicono i genitori un po' confusi. Adesso, morale della favola, tutti a tavola. Ma i migliori bocconi sono per il gatto nonno, per lui ciccia, latte zuccherato, biscottini, carezze, baci, e vogliono sentire come fa le fusa, e si fanno dare la zampina, e gli grattano la testa, e gli mettono sotto un cuscino ricamato, e gli preparano il gabinetto con la segatura. Dopo pranzo il nonno esce sul balcone, dall'altra parte della strada, sull'altro balcone c'è la gatta maestra che tiene d'occhio i canarini. Com'è andata? Le domanda. Rose e fiori, dice lei. Mia sorella mi tratta meglio di una papessa. Ma ti sei fatta riconoscere? Ma che sono scema? Se sa che sono io è capace di farmi mettere al manicomio. Ma dato la coperta della nostra povera mamma che prima non mi permetteva neanche di guardarla... Io non so, dice il gatto signor Antonio. Daniela vorrebbe che io ritornassi a essere nonno. Mi vogliono tutti un gran bene. Bravo Merlo, hai trovato l'America, la butti via, vedrai che poi te ne penti. Non so, ripete lui, quasi quasi faccio testa o croce. Ho tanta voglia di fumarmi un mezzo toscano. Ma scusa, come fai a cambiarti da gatto a nonno?
È semplicissimo, dice il signor Antonio. Come? È facile, dai, se vi concentrate. Dovete ricordarvi... Come si fa a diventare da gatti a nonni? Come ha fatto a diventare da nonno a gatto? È andato all'Argentina, è sceso le scale, ha scavalcato la sbarra. E quindi... Vai in piazza Argentina, scavalca quella sbarra di ferro in senso contrario alla prima volta. E al posto del gatto ricompare un signore anziano che accende il sigaro. Torna a casa un po' di batticuore, Daniela come lo vede salta di gioia, sull'altro balcone la gatta maestra apre un occhio in segno di augurio, ma tra sé borbotta, bravo Merlo. Su quel balcone c'è anche sua sorella, che guarda la gatta con occhi dolci e intanto pensa, non mi ci devo affezionare troppo perché poi se muori ci soffro e mi vengono le palpitazioni. È l'ora che i gatti dei fori si svegliano ed escono a caccia di topi. I gatti dell'Argentina si radunano in attesa delle donnette che portano loro affettuosi cartocci. I gatti del San Camillo si dispongono nelle aiuole e nei vialetti, uno sotto ogni finestra, sperando che la cena sia cattiva e i malati gliela buttino giù di nascosto dalla suora. E i gatti randagi, che prima erano persone, si ricordano di quando guidavano gli autotreni, facevano girare il tornio, scrivevano a macchina, erano belli e avevano pure l'innamorato. È intitolato Ma come posso? Ma come posso essere razzista se sono romano? Ma come posso essere razzista se sono figlio di mille padri e di mille madri? Pirru de Latino era mio padre, disceso dal Caucaso con le tribù italiche, ma anche il raffinato Tarquinio era mio padre, nipote di Tirrenio e Lidio. C'ho una madre sabina, strappata a forza a suo padre, che mi ha portato in grembo, e un pastore umbro ha guidato i miei primi passi. Un biondo celta stuprò mia madre, giovane patrizia, durante un saccheggio, e una schiava greca mi ha allattato. E un marinaio fenicio ha lasciato mia madre dopo aver colto il suo frutto. Il gladiatore Tracio, di nome Spartaco, era mio padre. Chiamò la bella Licia, figlia di un senatore, prima di essere crocifisso sulla Via Appia. E Cesare e Cleopatra mi hanno generato tra i dolci e sensuali lidi del Nilo e le paludi di Ludinium, dove mio padre, il legionario Marco, amò la bionda schiava Anglia e l'imperatore Nerone. Gente Claudia, perversa, gloriosa, ingravidò la ballerina Circassa. Mia madre, sono nato in un lupanario della Suburra, da una schiava di Dio, per mio padre era un pretoriano germanico della guardia dell'imperatore. Mio padre, il liberto Stefano, mi fece battezzare dall'apostolo Pietro e mia madre mi portò a circoncidere dal rabbino Ruben. E Giuliano, l'apostata, mi insegnò a sacrificare a Giove. Ricordo la costruzione dell'anfiteatro Flavio, dove mio padre David morì di stenti e di fatica sotto la frusta dell'Aguzzino, e poi Goti, e poi Unni, e Vandali, e Franchi mi hanno generato. E mia madre, Teodora, la bella prostituta, divenne imperatrice di Bisanzio, e tra le rovine ancora calde degli incendi io ho giocato. Ho giocato con i miei coetanei, con loro ho nuotato nel Tevere e ho corso per quelle sette piccole colline con loro, con i miei amici, con i miei fratelli. Avevamo gli stessi padri, i principi, i baroni romani, i Colonna, gli Aldobrandini, gli Orsini, eppure qualche prelato, un cardinale e perfino Alessandro, il grande papa dannato e incestuoso, è stato mio padre. E Lucrezia, la bella avvelenatrice, mi ha partorito. Ho vissuto nei palazzi dei miei padri, baroni, prepotenti, alteri. Ho vissuto nel ghetto,
quando lo chiudevano per l'Ave Maria. E la mia levatrice era uno stessa di Trastevere. Ho imparato a camminare tra la gente, degli avventori, ubriachi dell'osteria. Ho scritto con loro satire feroci e le ho fisse sul pasquino. Ho attraversato in carrozza via del Corso, allattato da balie sociali e coccolato da governanti francesi. Tosca è mia madre e mio padre è stato fatto fucilare a Scarpia. Evviva Pio Nono e abbasso Pio Nono! Eccomi, generale Garibaldi! Eccomi! Spariamo sui francesi a Villa Giulia, a Villa Glori, cazzo! Al vascello invece resistiamo e andiamo al nord ad aiutare Venezia! Ero qui! Con Ciccio Ruacchio, fucilato a 13 anni, ero qui! Sono sempre stato qui! E quello zuavo dai baffi biondi, ha amato mia madre. Ma anche il bel bersagliere lombardo ha amato mia madre. E mio padre è un funzionario del ministero, è stato trasferito da Torino, oppure è un archivista dei Pozzuoli, è venuto a Roma con 6 figli, è un corazziere veneto, oppure lo svizzero del Papa. Mio padre è un fascista di Cremona. Ha avuto mia madre in via Chamarra quel 28 ottobre, oppure no, oppure mio padre è un operaio comunista morto a San Paolo, o un tedesco, o un marino americano, o un marocchino del generale Juin, oppure un Bugumprà, o un albanese della nave Flora, oppure che ne so, un sopravvissuto nigeriano al canale di Sicilia. Ma che ne so io? Ma come faccio io a essere razzista, se sono romano? Ma come posso essere intollerante, se ho vissuto 1000 vite? Ma come faccio a essere ancora così coglione, se ho vissuto 1000 vite? Buoni cittadini, e radurra Frosinone. Hanno polvere da... Ciammaruga, signore. Lo conosce la ciammaruga? So come gli ciuciani. Zitta, lenta, piano, piano. Come gli ciuciani gabba da sotto a Frosinone, chi gli gabba da in cima. Quanta cazzo ci vuoi se cai a calà? Niente. Ci sta qualche cittadino, diciamo, extracomunitario? Non lo so. Forandine, Ciprana, Nagni. Io sono extracomunitario. Ma a me mi sembra da sta in questura. Ma non è un'altra cazzo di luce, sto papacciato. Mi chi vede? Ma che te lo dico? Bellissimo, sta qua, guarda. Non capite che è la Befana, no, Babbo Natale. Oh! Ma a me 6-7 mesi non sono rimasto zitto. Anche perché la davanza il tempo è assassino, consuma, derite, rende deboli. Invece Marianna Cola no, Marianna Cola resiste, perché io so secoli e secoli e secoli che a legge in cima sta città e controllo tutte quelle che non ha, soprattutto. Tu sei l'estero di prima? Sì. Chi è una faccia fatta da extracomunitaria? Ma frequento. Da precisa, da dossier? Allora, sono di Sora ma vivo da Pino. Proprio a doppio, apolite! Senza patria si è. Senza patria. Che vergogna. E come mai si è fatta questa scelta da barbonaggio? No, per capire, perché pure io sono una donna che ha dovuto attraversare. Io dei sacrifici non sono fatta per salvare questa città. Mi sono salvata da tutti, dai lanzichenecchi, io mi sono salvata da Garibaldi che voleva bombardare. Non lo ricordo. Tu sei la reincarnazione ciunca, la miniatura di Garibaldi, Garibaldina. No, ma lui era più basso. Però teneva la terza samba, Garibaldi. È certo che la ferita. Ce la sono curata io. Se non l'avessi curata, mo era bombardato tutta la chiesa di Frosinone.
invece un po' di massaggio, un po' di carezza. Ho sono salvato pure da Annibale, ho sono salvato da chiunque ha provato a menacciare sta città. E voi? Come mi siete ringraziate? Io me la chiedo tutte le notti guardando quelle che prima era una meraviglia. Dagli campanile si vedeva sta distesa verde, ci stavano gli quarti, dicevo io e Gioacchino ogni tanto così, diciamo anche tra malatera. Sta rima all'ora, mo ci siete fatta la Mondolovini. La conoscete la Mondolovini? Che meraviglia, una corsa di sopravvivenza. Non sai mai in tuo cazzo di altra orsa. E giustamente i sindaci che si sono susseguiti hanno cercato di risolvere tutti i problemi di Frosinone. Partendo da Frosinone Alta, la meraviglia di Campanile, dove io risiedo e controllo. Signora cara, scendendo è tutta una meraviglia, tu cali, vedi il centro storico e dici che meraviglia. Ma che è Baghdad? Gli bucia il muro tanto. Anzi, caduna che acciucciava l'antica, si pensava che era la bocca della verità, ci piccava la mano. Aspetta 5-10 minuti, niente, manca ci morcica. Pure gli esuri ci sono sonnaiti, signore. Perché gli centri storici hanno una specie come di raccolta, di tristezza, di ansia, de, come se potesse, sei spento. Nel centro storico ammusciato. La sapete perché? La colpa non è mica degli sindaci, degli assessori, no? La colpa è degli cittadini, che sono un vigorito, sono smanciopato sto cittadino, signore. Prima si stava tutto quanto insieme, si faceva una piegafone. E si cantava intorno, festa, Natale, Pasqua e Epifania. Mo, guardate che la macchina, fino agli ristoranti, è vero? Dagli broccoletti siete passati agli sushi. Ma io capisco se fosse meno posto da mare. Gli pesci non si rifiuta mai, poi è bello fresco, tagliato appena. È vero? Dalle lunghe passeggiate in cima alla provincia, gli bel vedere, siete passate a fa la transumanza agli Matusa. Qui c'è gente che cammina con le storie, che cazzo che sono, fai un giro alla striscia. Prima almeno ci stava la villa comunale, non c'era ancora più nessuno. Era bella la villa comunale, che gli piace struppone quando la fece Marzi, mi ricordo ci misse proprio le piante del broccoletto. Arrivò, cosa, a Iannina, che è la degli giardini, io lo volevo da fa! Marzi ci disse, no, fermate, che se tu gli broccoletti gli fai crescere, tu entra albero. E teneva ragione, che meraviglia la villa comunale. Che giochi di utri sono una meraviglia, ci siete mai stati? Io ogni tanto nella notte dopo l'enolunio, ma setta l'ogo mi dondolo. Siete mai stati? Ti sta attento perché si girano la castrata, ma non è un problema. Gli scivoli è una meraviglia perché è carta vetrata, ci vuole la gioiello femmina, la guazza la cellulite, Le uniti azzeccano e fanno fitness. A te che oggi lo fermano sciuciare, il cane. E so chiese la nuova passione degli sciuciare. Quando invece noi teniamo l'arte sacra, che è la della danza, che è la della conquista degli uomini, perché gli uomini in sciuciaria prima lavorava. Ma voglio fare un sondaggio. Quanto di voi lavorano? Sarà da fenomeno proprio. Che tutti gli sindacati della CISL e WIL. Nessuno lavora. Per gli uomini no. Ah, gli uomini perché in giuccialia giusto. Le femmine? Forse qualcuna. Tu lavori pure. Che cazzo, come fai? D'Arpina a Tiaroa? A Frosinone lo hai? Arpino, dopo ritorna a Sora, giusto? No, a Sora ci sono nata.
Ah, però ti ha fatto impressione. A volte uno dice, oddio, è una passeggiata via ancora il pastore, eh. Io sto ita, tutti a Leggio, quindi non cammino perché a Leggio. Però insomma è tutto uguale, dritto, sempre dritto, uno sto. Almeno gli Medusa ci hanno visto la curva. E quando gli hanno aperto la guardate, che la bella erbitta, tutta ciunca, ciunca, ciunca. Otto piani se l'era fatta ruota Chernobyl, eh! Era comprato 7.936 fili d'erba, gli hanno piantato, e si assessora alla cultura. Uno ficcava gli buci, gli altri metteva i sé. Ma che ne so. Hanno provato. Gli Medusa, che è una meraviglia, no? Siete stati? Anche gli eventi, devo dire, posso dare spezzare una fiocina negli confronti. Gli eventi, uno meglio degli altri. Anzi, ci stavano pure due eventi contemporanei. Perché quando sotto a Frosinone era Natale, in cima a Frosinone era Halloween. Una cosa impressionante, sono rimasta, sapeva che festa è? Era proprio attratta, capito? E poi si dice, ma andiamo a vedere da fatta, sotto piano il mio capito. Il sindaco Nicolino non mi chiede nada a toccare, perché Nicolino si è fatta da sola. Chi era uno degli sette nani, ha lasciato il gruppo, per darsi alla politica. Teneva una carriera artistica proprio fulminante. E invece si è data al sociale, alla politica. Prima ha iniziato lentamente, ha cercato di tabellire Frosinone. Quando voi cittadini, inermi, pigri, la mattina voi faccia rita la macchinetta del caffè is, girava la mulazza. E certo, perché teniamo a aggiustare i marciapiedi, ci stanno gli buci, agli piloni. Chi mi credeva magari Billy Crussi, chi non basterà un estetista. Invece no! Ci vuole la mulazza! E si gireva e gireva, ma non ci hanno dato retta, povera creatura! Ha lottato tanto per rendere questa città moderna, amplificata, aperta, diciamo, alle nuove culture, alla struttura, perché, diciamolo, l'inquinamento da Frosinone non è solo colpa della Mevuris, delle fabbriche o delle macchine. L'inquinamento è pure colpa vostra. Sappiate! Ma vi faccio una domanda. Gli olio fritte! Già, gli olio fritte. Garibaldo, tu non ci stavi ai tempi di olio fritte. Non friggivi tu. Avanti, qualcuno dove... signor, tu io l'olio, quando si è fatta la patatina fritta, non le chiedi. Non la fa! Che si è, Wagana? E allora bruca! Allora mangi! Ecco, questa sicuro lo fa secca l'ambanata! Non rido per niente! Che tutto sembra l'olio fritto, quando si è finito la cucina, andò io mi scusa, eh! Io non sono razzista, ci mancherebbe! È una serata macrobiotica. Tu non frici. Cazzo, se vuoi capire per l'umido danno fare. No, ma serve una casalinga, una massata, possibile che non friggi. I broccoletti ne li friggiate, ne li ripassate. La cipolla non la lavassi tu. No, con limone. Con limone. E perché che prima gli ciuciare parlava alla calumetta di cucina? E ste cazzo di limone, Lewis! No, no, non siete che l'olio fritto, tantissime donne ciuciare a massare. Quando gli chiettano dentro? A bottiglia. A bottiglia, che fai? Gli fumo. Che ci fai l'olio? Non è buono che glieli usi! Fai come a macerata! No, l'olio fritto, signori! E chi gli inquina di più Frosinone insieme agli capigli, eh? Teniamo lo fa il d'acquifero completamente inquinato dagli capigli sciutigli sciuciari e dall'olio fritto. Allora io sono pensata, no, invece degli intagli fate una cosa, dopo che si è fritto, tu andate a leggere, voi lo scremate
gli fate dare una bollita veloce con l'acqua, eh? E dopo vi spalmate. Una scrappa meravigliosa, eh? Quando certe cose, è vero, sai un po' di, come dite, bastoncino finto. Ma tanto gli sono scimovato moda gli giapponesi. Che meraviglia sta città, sempre meglio. Gli sindaci che sono, diciamo, come di accalorati, no? Nella ricorsa, yes, nella risorsa, in tutti i problemi, per esempio, sta povera città che è sempre più delaniata, sempre più separata. Hanno provato a unire i cittadini di Frosinone bassa con chi di Frosinone alta, che gli ascensori in griccati. Certo, perché voi pensate che era solo per voi? Prima Marini gli era progettato come rampa per Marte, per partire in cima a Marte. Ci ha provato tutte le volte. Non voleva. E quindi poi la creatura ha deciso, come di ripiegare in questa scelta, no? Ha deciso di regalarla a voi cittadini. Ma voi non la usate. È ora che voi riunite, perché quello di chi i cittadini di Frosinone alta e di Frosinone bassa prima degli ascensori ingriccati erano due culture completamente diverse. Parlavano pure due lingue diverse. Veramente. Eravamo come si può dire? Come palestinesi e israeliani, no? Visto la striscia di Gaza. Noi non gli adotto di Gaza, ma non è che... Però il problema è sempre che sta cosa che non unite. Non sanno più che sta tenna a inventare. Hanno pure lovato gli semafori. Che piglio, Nicolina. Guardate, per quanto la giunta ci vuole bene, ha deciso, no? Ha detto, ma perché visto che te ne ha fatto il rotatorio, sono lovato questi soldi, che fai? E che fai di visto che sono lovato queste cose, facciamo una cosa. Facciamo la rotatoria, ma come te, ringraziamo pure gli sindaci che si sta dando da fa. E come ti potremmo ringraziare e come potremmo far vedere la nostra riconoscenza. E dopo c'è un bimbo. Dice, facciamo l'oratoria a immagine e somiglianza. Allora che hanno fatto? Si dà la casa che con un bastone grosso, ne chiappava la ciocca tutta gli anni. Fatti in giro così, mi hanno tagliato proprio la circunflessa. Sono partiti i tecnici, ci stavano tutti, tutti quanti, sono passati in cima agli ponti, hanno visto, dice, ma gli ponti belli è finito, sì, ma gli siamo fatti un... è buono, si può passare. Hanno pugiato per terra. Oh, a volte però, sai, nel movimento non è che ci sono uscito tutto bene, perché tenere cerchia così è difficile, a riportarlo in scala, non è facile, povera creatura. Allora, qualcuno hanno già uscito, che la Madonna della Neve, per esempio, la mattina che gli hanno misurato ci hanno uscito due capigli. Conosciuto così, Homer, di come Homer, no? Uguale, la stessa, e quindi su questa cazzo di diramazione. La stessa, diciamo, altre hanno cercato da Bellil, no? Hanno detto, che po' simboleggia Frosinone? Qual è la caratteristica propria tipica, catramata degli sciusciari? Che sarà? Gli cone. Hanno messo una cone. Una cone gelata. Ma io non lo sapevo che eravamo tutte gelatarie. Non lo sapevo che ci stia questa caratteristica degli gelati. Che poi gli gelati dentro non si vede. Tanto che chi gli dice che sono montati gli inizi hanno pensato che era una canna su mezzo. Ma ne scevo niente. Povere creature, mi non lo saccio, ma che mai. Perché poi è l'unico quartiere di Casermone che si è dato a fare per l'inquinamento qua in Giuciani. O gli è stata la carta per terra, o fumata la sigaretta, là no, là come arriva una polvere sottile, no, no. Prova a vedere se ci sta, ma manca la polvere così, la polvere in cima, niente. Sarà pure gente paura, ma c'è anche pulita. Diciamolo, è una città meravigliosa. E poi l'apoteosi, che è la De Matteis, che perché gli sociali è restia agli cambiamenti. Diciamo, perché dai ragione, otto piani, gli semaforo, non gli va bene, ci stia sempre sta cazzo di marocchini. Che ti stia a pulire, io ci stia a dare i soldi, a fine sono tutti amici, gente proprio che si butta alla casa. E te no, risolvo questo problema. E hanno fatto.
Là è stata, là hanno chiappato proprio la circonferenza della ciocca di tutta la famiglia, dottoressa. Compresi gli esoceri. Proprio hanno tenuto un succone grosso. Tante che, diciamo, già gli giovani che è più abituato a viaggiare, si muove, si è riuscito, diciamo, a dislocare con grazia e eleganza, Antonio. Ma io tengo Marietta dalla stazione che sono 3 giorni, non riesco a capire quanto cazzo della scena. Gente vaga, c'è la labirintita. Dice, ma tutte queste cazzo di rotatorie, ma casa, ma dove sta? Gente che si è persa, perché siete resti al cambiamento, perché siete gente che si è chiusa, che non ha voluto più. Da quella prima era lingua del cuore, siamo sempre stati un popolo feroce, un ribellante, ma pure passionale, carnale, io lo saccio perché, diciamo che la sua adoperata, la diplomazia. E certo, se non fosse stato con me tanto, signore, inutile che ti scandalizzi, pure io all'inizio, quando arruare negli soldati, mi ho preso un po' di magone, un po' di tristezza, ma poi sono capito che tanto una lavata, una strada, non pare mancato parata. E diciamole sì, perché quando sono scoperto che l'arte vera è l'unica che te ne potete convincere a cambiare le persone, allora so capite che potevo cagnare pure Frosinone. E infatti, quando sono arrivato i capitani, i marascialli, eppure che ha parlato, e certo, tanto agli porchi, se ci metti la pelliccia, sembra porca romana. Insomma, mi sono resa conto che io, ma come gli asini, Pietrina, gli asini mia, se non ci dai la carota, raglia, sentigna, se punta a nuova, ma se ce la dai, la carota, azzecca la pettareccia con tutti gli santi padroni in cima alla schiena. E allora ho detto sì, facciamo sta annunciazione. Voglio salvare Frosinone, io mi salverò da tutto, dall'IMU, dalle tasse comunali, da Paolo Iafrato, lo giuro, gli dai la testa. Mi teniamo buono così, affrustato. Ma almeno una cittadina, questa popolazione, dei cambi, il generoso gesto. E faccia una rivoluzione! Perché, figli miei, nella vita, vedete, non è che è tutta come sto spettacolo, non è che è tutta leggerezza. Bisogna scegliere prima o poi se essere veri o soldati da pezza. Grazie. Io ho vecchia famosa, ma non me la leggo perché ti ha fatto tanto. Ma rende conto, figurati chi sta. Sei sicuro tu che sei comunista, no? Perché ogni tanto a me il dubbio mo' è. Fate una cosa, scoprite che gli cittadini, giuciare, c'è una caratteristica che poi si è, come dire, riscontrata anche negli altri popoli italici. Noi siamo gente che la cosa se l'impara. Veramente, sembra che uno è ignorante e nemmeno si sforza, no? Però se per una volta, invece da sentire la partita, sciate, pigliate a teatro, scoprite una cosa, che spesso, quando caduno le cose te lo dice mentre che ti guarda dentro agli occhi, sicuro non ti sta di una cazzata! Se invece lo senti in televisione, frate mio, parla del suo culo, arrivederci! Grazie poi a tutti i miei amici, perché spesso si dice che a Frosinone i giovani non ci sono, o che non sanno fare nulla, o che tendono sempre ad andarsene. Invece io conosco molte persone che sono dotate di un grandissimo talento nelle varie arti, tra chi fa graffiti, chi disegna, chi è bravo nei tatuaggi. Ma questa città, come anche gli ultimi dibattiti politici, stanno dimostrando, è una città che non valorizza assolutamente i giovani. E quindi nel romanzo ci sono anche alcune parti in cui ho cercato di raccontare l'esasperazione e la rivendicazione di essere giovani di una città di provincia. Quindi vi ringrazio per questo, e il messaggio che ho cercato di lanciare è quello che noi esistiamo e lo rivendichiamo. E adesso Francesco leggerà una parte del romanzo. Grazie.
Lorenzo si guardava le superga a Bordeaux mentre sentiva la sua Fender appena imbracciata e stretta forte a sé, come se fosse una parte unica del suo corpo. Divenne quello di non guardare il pubblico, un rituale che si portò dietro per tanto tempo e che incuriosiva le persone. Era la prima volta che si esibiva davanti a un pubblico folto, a persone che non fossero solo i suoi amici del centro sociale. I volantini sparsi per la città, la pubblicità fatta tramite il giornale d'istituto e il passaparola avevano dato ottimi risultati. Quasi un centinaio di giovani, infatti, accorse per il concerto organizzato al Coiba. Ripensò Lorenzo con lo sguardo sempre fisso all'ingiù a moltissime cose mentre toccava il plettro ed iniziava a suonare. Prima di lui si erano esibiti altri due gruppi, i Fuck We Rebel e una creep pop e il Tabacco Train, un gruppo sempre di Frosinone che suonava una sorta di elettropop. Poco distante dal luogo in cui era stato montato un piccolissimo palco, nella sala più grande del centro sociale, alcuni riders si esibivano e creavano i loro graffiti, mentre Luca, il fumettista, disegnava tavole e le regalava ai nuovi arrivati. Sembrava di respirare un clima sessantottino, con tanti ragazzi e ragazze che bevevano, fumavano sigarette e spine, ridevano, conversavano e non estraevano dalle loro tasche quegli smartphone distruggi emozioni. Pensava Lorenzo a quale senso avesse andare ai concerti per poi passare tutto il tempo con gli smartphone in mano, per mostrare agli altri che si era in quel posto, non godendoselo mai. Gianmarco, prima dell'ingresso di Lorenzo sul palco, fece un discorso politico e annunciò la creazione del movimento Frosinone Riot, che aveva l'obiettivo di candidarsi alle prossime elezioni amministrative della città. La notizia fu presa con entusiasmo dai ragazzi presenti e finalmente giunse il momento di Lorenzo. Arrivò scuro in volto e disse qualcosa di poco comprensibile al microfono, perché questa volta la sua voce era profondamente emozionata e scossa. Situazione abbastanza assurda rispetto alla sicurezza e a quel filo d'arroganza che accompagnarono la sua voce nel grido di rabbia che sputò e scagliò contro un senatore della Repubblica. Aveva anche masterizzato il suo EP, registrato in maniera veloce e poco curata nel garage di Davide, un altro ragazzo che studiava per diventare ingegnere del suono ed aveva allestito una sala di incisione clandestina. I CD Lorenzo li aveva regalati a chiunque incontrasse. Poi, quando si era accorto che i Tabacco Train stavano per finire il live, che di lì a poco sarebbe toccato a lui, se ne andò in disparte a ripassare i testi, a fumarsi uno spino di Lemonades e a parlare con i suoi demoni. Anche gli altri notarono che nonostante Lorenzo fosse appena salito sul palco, continuò a fissarsi le scarpe, senza muoversi, suscitando la perplessità di tutti, anche dei turnisti che l'avrebbero accompagnato con gli altri strumenti, cioè una batteria e un basso. I capelli castani a caschetto di Lorenzo in quel momento erano immobili come lui. Qualcuno da sotto il palco disse che poteva iniziare a suonare, sempre se voleva. Qualcun altro gli chiese se si sentisse bene. Lorenzo respirò a fondo e poi, iniziò. Cantò le sue 8 canzoni quasi tutte d'un fiato, senza guardarsi intorno e mostrando forse per la prima volta le fragilità di un adolescente qualunque che voleva cambiare il mondo. Ogni qualvolta terminava un pezzo, sorrideva discreto tra sé e sé e sistemava il ciuffo sulla fronte, mentre il pubblico era un po' rimasto senza parole, non aspettandosi tanto talento ed in parte entusiasta ed euforico. Lorenzo alzò lo sguardo solo prima di iniziare l'ultima canzone, mentre si accendeva una sigaretta e sorseggiava un po' di birra per schiarirsi la voce. Fu quello il momento in cui incrociò le iridi calme ed enormi e straordinarie di Cassandra. Suonò e sognò e sognò e suonò quell'ultima canzone con lo sguardo fisso sulla ragazza che contraccambiò per tutto il tempo della canzone. Poi terminò tra gli applausi del pubblico e di quel centro sociale e scese subito dal piccolo palco nascondendosi dentro di sé. È stato immenso, disse Gianmarco, quando trovò Lorenzo seduto sul divano di una piccola stanzetta che solo chi conosceva bene il Coiba avrebbe potuto trovare, nascosta in quel dedalo di muri e poster e tag di Brider e disegni di Luca. Anche tu col discorso non sei stato niente male, rispose Lorenzo. Secondo me ce la farai ad entrare in consiglio comunale. Speriamo che entri uno di noi, che sia io o qualcun altro, non fa niente, ma almeno uno di noi, disse Gianmarco. Adesso andiamo ad ubriacarci. I due uscirono nella sala principale del Coiba. C'era ancora tanta gente che stava ascoltando il DJ set di Aria, la ragazza col sogno di lavorare in radio. Jack annotava qualcosa sul taccuino mentre un filtro per uno spino sbettava dal suo
Fai di merda, disse a Lorenzo. Sei pallido e sconvolto. Possibile che la pressione ti fa questo effetto? Allora, quando sarai famoso, che farai? Sei famoso, disse il cantante musicista che si sentì strattonare il braccio. Lorenzo si girò e fu avvolto da un abbraccio devastante. Era Veleno, probabilmente molto ubriaco, ma sicuramente molto euforico. Era con una strana ragazza dai capelli neri e verdi e un evidente tatuaggio di un occhio sulla parte superiore della mano sinistra. Lei è Micaela, disse, voleva conoscerti. Lorenzo strisse la mano tatuata della ragazza. Veleno iniziò a spiegare come quei due si erano conosciuti, raccontò che lei era di Roma, ma era venuta a studiare all'Accademia delle Belle Arti di Frosinone. Comunque non me l'aspettavo che fossi così bravo a suonare e cantare, disse Veleno. Lorenzo non rispose e fece spallucce. Si sentiva un po' strano e confuso, forse ancora in trance. Non era abituato ad esibirsi e pensava che questo suo stato mentale fosse frutto proprio dell'inesperienza. Veleno e Michela e Jack parlavano e ridevano e fumavano lo spino, mentre Lorenzo si osservava intorno, un po' presente ma molto perso. Dopo qualche minuto arriva anche Gianmarco, diede una botta al braccio di Lorenzo e gli indicò Cassandra, seduta nei divanetti mentre conversava con un'altra ragazza e spesso, anzi molto spesso, buttava lo sguardo in direzione di Lorenzo. Anche lei sembrava serena ma un po' confusa. Gianmarco chiese a Lorenzo se la conosceva quella ragazza lì e lui disse che più o meno sapeva chi era. Ti piace? Chiese Lorenzo, un po' allarmato e un po' geloso. Molto carina, rispose Gianmarco, però sai, credo che dovresti andare a parlarle, non fa altro che guardarti. Lorenzo la cercò immediatamente con gli occhi e la vide che stava per andare via. Così prese al volo due bicchieri che trovò sul bancone del bar e le corse dietro. Ehi, urlò a Cassandra, che in quel momento si voltò. Ciao, disse, sorridendo come il sole all'alba, quando Lorenzo le si avvicinò. Ciao, rispose lui un po' frastornato, agitato, intimorito. Stai andando via? Disse porgendo del bicchiere. Lei parlò, prese il bicchiere e continuò a dire qualcosa. Ma la musica era troppo alta e Lorenzo non capì nulla. Le sfiorò il braccio e le fece capire che sarebbe stato meglio andare da un'altra parte, per ascoltarsi, conoscersi e... La portò nella stanzina segreta del centro sociale che cercò di ripulire al meglio e velocemente, tra mozziconi di canne buttate per terra, bottiglie di amari e rum e whisky lasciate in giro quasi come fossero trofei e tavole di disegno di Luca, il fumettista straight edge. Sei veramente molto bravo a suonare, gli disse Cassandra, legandosi i capelli, dando spazio ai suoi dolci lineamenti del viso. E sedendosi nello strano e vecchio divano appoggiato a uno dei muri della piccola stanza, Lorenzo abbassò gli occhi e la ringraziò. E disse che era troppo gentile. Il ghiaccio si sciolse tra quei due ragazzi ed iniziarono ad aprirsi, uscendo dalle rispettive trincee interiori. Sai, fece lei, con quel discorso che hai fatto all'assemblea ho provato una sensazione strana, nel senso che quelle cose le pensavo anch'io, però le avevo dentro, ma era come se non riuscissi a metterle in ordine, ad esprimerle. Poi sei arrivato tu con la tua strana rabbia giovane e hai messo tutto in ordine. È come se mi avessi svegliato da un lungo sonno. Certo, magari con quelle parole e con quei modi sei stato un po' brusco. Però credo che sia proprio il tuo modo d'impeto personale. Anche tu sei stato gentile. E anche parecchio importante, disse Lorenzo. Importante. Beh sì, quando ho parlato ero veramente tanto arrabbiato. Solo quando ho finito però mi sono reso realmente conto di ciò che avevo detto. Ed ho notato la perplessità di un po' tutti. Poi però ti sei alzata per applaudire e mi ha fatto sentire meno solo e sicuramente più giusto. Lei sorrise ed arrossì leggermente. Lorenzo notò forse per la prima volta che le iridi degli occhi di Cassandra erano veramente strane, piene di colori diversi in base a quale angolazione le si stessero guardando o da quale luce fossero illuminate, o forse in base alle emozioni che Cassandra provava. A tratti sembravano verdi smeraldo quelle iridi, ma poi improvvisamente diventarono chiarissime, quasi celesti, per poi diventare scurissime quando il discorso si faceva più triste o importante, o comunque serio. Sì, ne era sicuro Lorenzo. Quelle iridi erano un autentico specchio dell'anima di Cassandra e ne seguivano le emozioni che provava. Si scrollò di dosso la paura e il peso delle troppe cose non dette, e così disse: e poi hai questi occhi assurdi con le iridi di tutti i colori e la linea dello sguardo che va verso l'infinito. Anche adesso, che hanno questo colore così intenso e forte e vivace, assurdi,
Hai degli occhi unici, fantastici, caleidoscopici. Credo che abbiano il potere di migliorare la giornata a chiunque abbia la fortuna di incrociare il tuo sguardo. E poi, maledizione, sembrano cambiare colore in base alle tue emozioni. Sono come l'arte, le tue iride. Anzi no, racchiudono proprio il concetto di arte. Cassandra rimase spiazzata. Sentiva solo il suo cuore battere fortissimo. Pulsava, tremava, aveva brividi sparsi. Non si era mai sentita in quel modo. Mai, mai. Lorenzo aveva il fiato corto e si chiedeva se forse aveva sbagliato a parlare così distinto e digerto. Ma ormai si era mostrato, ed era giusto così. Ogni tanto lui risistemava i cuscini del divano per farla stare più comoda, mentre Cassandra si mangiucchiava le unghie con lo smalto bordeaux ed emanava la sensazione di essere una specie di vulcano quasi in eruzione. Così calma e tranquilla all'apparenza, ma così forte e cazzuta dentro. La maglia di Dors blu poi le stava benissimo, come quella corta gonnellina di jeans che finiva sopra dei leggings neri e delle scarpe Converse dello stesso colore della maglia. Lui a tratti si sentiva invincibile con quella ragazza vicino. Poi arrossiva d'improvviso e poi si sentiva nuovamente indistruttibile. Le sue sensazioni andavano al ritmo del colore riflesso degli occhi di Cassandra. «Come ti senti?» le chiese Lorenzo, col cuore in rivolta e la voce poco stabile e poco sicura. «Bene», rispose la ragazza. «Hai talento e sei stato fantastico sul palco. Certo, non ti nego che quella di stasera è un'esperienza di una situazione nuova per me e che, detto sinceramente, è bellissima e sorprendente. Non pensavo fosse possibile una realtà simile qui, in questa città. Toglimi una curiosità, però. Hai studiato canto a chitarra?» «Studiato», rise lui. «No, assolutamente. Suonare è solo il mio modo di buttare fuori quello che covo dentro di me, nella mente e nell'anima, ammesso che esista. Si percepisce l'importanza salvifica che dai alla musica mentre suoni, sai? Forse è per questo che suoni così bene. Qual è invece il tuo modo di tirar fuori quello che porti dentro?» domandò Lorenzo a sua volta. Cassandra si appoggiò meglio allo schienale del divano mezzo rotto e mezzo alternativo. Si toccò le labbra in maniera inconsapevolmente sensuale, come gesto d'annuncio di un pensiero. «Beh, in realtà non ne ho uno. A volte capita di isolarmi in camera, chiudere gli occhi e passare delle ore così, in questo modo, sospeso. Oppure faccio delle lunghe passeggiate, meglio se di sera. Niente di che, quindi.» «Beh», disse Lorenzo, risistemandogli il ciuffo castano che gli scendeva sulla fronte. «Dovresti sbloccarti, allora. Trovare il tuo modo per regalare al mondo tutto quello che hai dentro. Sai, le cose brutte, sia le cose brutte che quelle meravigliose che ti appartengono.» Sorrise Cassandra, ma non disse nulla. Sospirò e a Lorenzo parve che gli occhi della ragazza si appropriassero di un altro colore, di una rarissima sfumatura di verde. Cassandra, intanto seduta in maniera elegante ma disinvolta sul divano, respirava in maniera discreta e delicata. Come delicato era il suo modo soffice di gesticolare e sorridere. «Quando prima ti ho chiesto come ti sentissi», disse Lorenzo, «non intendevo solo qui, stasera. Era una cosa più generica, tipo come ti trovassi nella vita e nel mondo.» «Ah», fece lei, sentendosi un po' stupida. «A tratti bene, come in questo momento. Altre volte malissimo. Ma credo che sia proprio questo il ritmo della vita e del mondo.» «Non lo so», rispose il ragazzo. «Dipende, siamo così tanti. C'è chi si omologa e vive nell'abitudine e nella routine e nella banalità, credendo che quella sia la vita. Poi c'è chi è rimasto incastrato nel suo passato e nei ricordi. Chi è così è dannato, condannato, finito. Ed infine c'è chi ha rifiutato tutto il sistema, i dogmi, l'etica, la morale, ed è schizzato via, lontano.» «E tu?» domandò Cassandra. «Beh, credo che il senso della vita sia la continua ricerca di se stessi e di avere sempre una costante curiosità verso gli altri, la collettività che ti è differente ma non indifferente. Credo anche che l'altro volto del senso dell'esistenza sia racchiuso nei singoli atti, in frammenti di tempo piccolissimi ed impercettibili. Per questo il nostro tempo, o almeno una parte di questo, deve essere autentico e non banale, prezioso. Vorrei essere questo nella vita, se un giorno qualcuno me lo chiederà. Uno che ha riconosciuto il momento», pensava Lorenzo mentre parlava, se stava realmente cogliendo e vivendo quell'istante e in quel momento specifico con Cassandra.
se era giusto continuare a filosofeggiare sul senso della vita dopo il suo primo concerto in un centro sociale occupato e strapieno, mentre era da solo, seduto su un divanetto non banale e confortante con una ragazza dagli occhi caleidoscopici e pazzeschi. Si alzò Lorenzo. Aveva bisogno di rimettere in ordine le idee, i pensieri, le parole e le paure e i personalissimi draghi introspettivi. Prese la chitarra, appoggiata di fretta vicino alla porta, ed iniziò prima a sfiorarla e poi a suonare in maniera più decisa e ribelle. Cassandra intanto sorrideva e muoveva la testa, chiudeva gli occhi e canticchiava. Le loro anime in quel momento stavano vibrando insieme proprio come quelle corde di chitarra. Lorenzo pensava che negli occhi oceanici di Cassandra ci sarebbe immerso volentieri. Poi finalmente il suo personalissimo confronto interiore, tra tutte le sue parti contraddittorie e introspettive, terminò. Così appoggiò lo strumento in un impeto di coraggio e riscatto sociale gli si avvicinò. Un po' timido e sempre discreto. E si avvicinò ancora. E ancora. Occhi negli occhi. Cassandra non si spostò. E così Lorenzo le accarezzò la guancia. Sorrise e la baciò. Fu quello il momento in cui la porta, rabbiosa e di scatto e veloce, si aprì. Dalla luce soffusa della camera in cui si erano nascosti sbucò solo un casco blu. Dall'ingresso principale si sentivano urla e grida di disperazione. E rap. Lorenzo si sentì morire quando un manganello gli colpì la mandibola e lo zigomo e la dignità. Cassandra urlò di paura e di indignazione, mentre nel centro sociale Coiba, occupato da sbarbati che cercavano un semplice posto per essere una collettività, era in atto uno sgombero forzato per reparto celere. Lorenzo cadde per terra e il poliziotto, armato come se fosse in un fronte siriano, iniziò a colpirlo da terra con quegli anfibi che nella storia recente troppe volte avevano colpito i volti giovani dei figli d'Italia. In quel particolare momento storico di Lorenzo e Cassandra, i potenti e i prepotenti del paese in giacca e cravatta, attraverso quelli con i caschi blu, non solo stavano distruggendo il futuro dei loro giovani, ma li ricoprivano e massacravano ed umiliavano con le manganellate per annientare un po' di spazi che i loro ragazzi si erano creati e costruiti per incontrarsi e finalmente autodefinirsi e riconoscersi. Ciao, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Io leggerò alcuni... No, volevo provare, si sente? A leggere senza microfono. Mi sentite? No, prendo il microfono. Faccio col microfono. Vai. Devo fare così. Era una questione di comodità mia. Comunque, leggerò col microfono. Scusate se mi leverò gli occhiali, ma da lontano, da vicino, e quindi per leggere mi toglierò gli occhiali, ma vedrò lo stesso. Io leggerò alcuni racconti. Si sente. Ma si sente? Sì, sì. Dagli un po' di gain. Da Storia dell'uno e dell'altro, che è un libro di racconti, prendo la parola racconti. Leggo il nome dell'autore, che è Gianluca Minotti, lo dico con un po' di scherzo, giocando sul fatto che appunto il nome dell'autore corrisponde al nome di chi legge. È come se in un certo qual modo io fossi l'uno e questa cosa qui che ho in mano fosse l'altro, se non fosse che in realtà il libro si chiama Storia dell'uno e dell'altro, e quindi è un gioco. Tu non mi senti? È perché prova un po' con parlo, vedi, mi sentite? Allora, dicevo, come se io fossi l'uno e questo l'altro, ma in realtà il... Devo stare proprio attaccato. Però in realtà, se il libro si chiama Storia dell'uno e dell'altro, è come se io in un certo qual modo non fossi nessuno, però insomma, perché questo è un libro che parla di identità, cioè io ho cercato di tracciare quelle che sono quello che di riflettere un po' sull'identità, su chi siamo innanzitutto noi
nei confronti di noi stessi e nel rapporto con gli altri. Quindi i protagonisti di queste storie, di questi racconti, si chiamano l'uno, l'altro, X, Y, U, insomma, e Maria. Sono delle storie legate naturalmente le une alle altre. Datemi un po' di tempo per sfogliare il libro. Storia dell'uno. L'uno è tornato ad abitare in città dove fa il contabile per un'azienda di costruzioni e contando dal mattino alla sera, quando giunge la notte, gli pare che i conti non tornino mai e il mattino dopo ricomincia da capo il lavoro del giorno prima e di giorno, con la luce del sole, ogni numero torna al suo posto e allora lui si allunga sulla sedia e stende le gambe e le gambe gli sembrano così lunghe che quasi toccano la parete opposta e si sente soddisfatto e non avverte quella mancanza che invece di notte lo tormenta facendolo sentire sperduto nella casa che quando era piccolo gli pareva enorme. Vive da solo l'uno e ogni cosa nell'appartamento si è come rattrappita. Il tavolo della cucina e la cucina stessa e il terrazzo, divenuto negli anni un terrazzino dove ci vanno giusto lo scopettone, il secchio e lo straccio. L'uno non è un uomo triste, soltanto un po' turbato, soprattutto quando dalla cucina guarda fuori e conta le finestre che ha di fronte, perché gli pare che il numero diminuisca ogni sera. E gli sembra quasi che anni prima le finestre fossero 50, mentre adesso 1, 2, 3, sono 15. E allora, dopo aver deposto i piatti sul lavello, si mette a cercare una spiegazione, ma proprio non la trova. Non la trova perché i palazzi sono sempre gli stessi, soltanto che ormai sono ciechi e le parti di muro aumentano sempre più. E allora, mentre si asciuga le mani, pensa a quando si affaccerà e ci sarà una sola finestra e a quando anche quest'ultima finestra scomparirà. Questa è la storia dell'uno. Storia dell'altro. Scusate. Dite se mi sentite. Meglio, sì. Anche l'altro è tornato ad abitare in città dove fa il contabile per l'uno. E contando ininterrottamente, quando giunge la notte e all'uno i conti non tornano, si siede al tavolo della cucina a lavorare, in modo che al mattino ogni cosa sia in ordine e l'uno possa riprendere a contare da dove era rimasto. Certe volte però anche l'altro si assopisce, chiude un occhio, reclina il capo, sbadiglia, dice numeri a vanvera, annaspa e si ritrova in una vasca e profonda piscina piena di numeri mentre lui affonda sempre più e proprio quando è ormai convinto di annegare ecco che qualcun altro si è tuffato a soccorrerlo e lo trascina in superficie e lui riemerge, tossisce, si scrolla gli zeri di dosso e riprende a contare. Non subito però, perché dopo qualche istante all'altro pare di avere le idee confuse e non si ricorda chi è e dove era rimasto lui e dove era rimasto l'uno e in generale a quale punto del suo moto di rotazione e di rivoluzione è l'uno e se intanto si è estinto o riprodotto. E allora conta fino a tre e si alza e si mette a saltare alla corda e dopo si affaccia ai vetri e vede che la finestra dell'uno è spenta. Ed ecco che tutto gli si fa nuovamente chiaro. L'altro vede chiarezza nell'oscurità e sorride e torna a sedersi a lavorare. E magari si mette a fischiettare. Fischietta una vecchia filastrocca che il padre dell'uno fischiava quando l'uno era piccolo e che l'uno non sa di ricordare. Perché non sa di conservare intatta dentro di sé, in una fenditura, parole e filastrocche che i suoi genitori gli dicevano e fischiettavano quando l'uno, appunto, aveva ancora i genitori e con loro un'intera vita davanti, spalancata come sono spalancate al mattino le strade che dalla città vanno verso il mondo.
L'altro non è un uomo triste, soltanto un po' turbato perché si rende conto di come la sua vita sia ora metodica e ripetitiva. Sicuramente più metodica e ripetitiva rispetto a quando svolgeva più lavori e aveva molte donne, forse 10, forse 20, ma potrebbe anche darsi che svolgesse 50 lavori e avesse 50 donne diverse. Non si fermava mai l'altro, riceveva una telefonata e doveva uscire, perché lui era chiamato sempre in causa, a volte a proposito, altre a sproposito, e quindi molti spostamenti che faceva li faceva inutilmente. E quando era così, restava un attimo sospeso, era nei pensieri dell'uno, e quando i pensieri dell'uno generavano conseguenze, ecco che riprendeva corpo e si vestiva elegante o si ritrovava abbracciato alla donna vagheggiata dall'uno. Spesso era l'esempio positivo ed era il prediletto, altrettanto spesso veniva ucciso da chi non lo tollerava più come antagonista. Ma anche in questi casi l'altro non moriva del tutto. Moriva, o meglio, moriva, e poi risorgeva sotto altre sembianze, che però erano sempre le sue, o meglio, quelle dell'uno. Capitava anche che dovesse stare in più posti differenti nello stesso momento. Aveva risolto il problema mandando un altro dove lui non poteva andare. Ma dopo un po' si era reso conto che neanche in due potevano farcela. Pensò a lungo a come risolvere la faccenda e infine ebbe l'idea di far pubblicare sul giornale un annuncio di lavoro rivolto a tutti gli altri e al quale risposero in 50. Poi l'uno tornò a vivere in città e si mise a fare il contabile per una ditta di costruzioni e contando dal mattino alla sera non ebbe più il tempo di fare altro, pensare altro, essere altro. L'uno subì un processo di sottrazione, rimpicciolì, si restrinse il suo guardaroba, le giacche si logorarono e anche i calzoni, saltò il bottone della camicia e si spense la prima finestra. Si spense la seconda finestra e saltò il bottone di un'altra camicia. Poi si spense la terza finestra e la quarta e la quinta e si strapparono le stringhe delle scarpe e si spense la sesta finestra e saltò la tubatura del bagno e si scheggiò una piastrella e si ruppe la cinghia dell'avvolgibile e si spense la settima, l'ottava e la nona finestra. Certe volte l'altro si sente inutile e guarda fuori dalla finestra e pensa che la vita sia una riparazione provvisoria. Chi credi io sia? Non so se posso davvero esprimere ciò che sento dentro e come vivo e cosa aspetto e chi e cosa credo di essere e chi e cosa credevo di diventare e che poi non sono o sono diventato. Se lo facessi, forse non mi crederesti o ci crederesti e comunque mi leveresti il saluto e mi eviteresti e non vorresti saperne mai più di me, di questo me che tu non conosci a fondo, non del tutto, non completamente. E questo perché io fingo, certo, ma anche perché tu sei distratta e non hai abbastanza tempo per sederti accanto a me e guardarmi, perché guardare le persone dritto negli occhi non è una perdita di tempo. Non è che se ti siedi sul divano a guardare qualcosa, questo qualcosa deve per forza essere lo schermo di un televisore, di un PC o il vetro di una finestra, la parete, o semplicemente un tuo pensiero riflesso sulla superficie che hai davanti. Perché quando lo fai, quando ti siedi accanto a me sul divano e guardi la televisione accesa, ma a volte ti ho vista mentre guardavi la televisione spenta, io mi trasformo, tu non mi vedi, ma io intanto mi sono trasformato, i tratti del mio viso sono cambiati, e il taglio degli occhi, e della bocca, e il naso, e la mascella. Ma tu non te ne accorgi, e potrebbe anche darsi che mi sono trasformato in qualcosa d'altro, che non sia più un uomo, bensì un animale. Ma tu, non vedendomi, non lo sai. Lo so soltanto io, che pure non vedendomi lo capisco in cosa mi trasformo. Ma non ti dico niente per non disturbarti. E sto solo molto attento a tornare il me stesso che conosci quando finisce il programma e tu per un attimo volterai il capo a guardarmi. Ecco. Sto solo molto attento che per allora io sia tornato la persona che tu credi io sia o che semplicemente tu speri che io sia.
Maria e l'altra. Avete notato i titoli molto fantasiosi, no? Questa si chiama Maria e l'altra. Maria amava un uomo, ma doveva essere l'uomo sbagliato o lei doveva essere la Maria sbagliata per quell'uomo, perché c'era poco da fare, non si completavano. E anche quando, per esempio, lei provava ad abbracciarlo, non trovava mai il tempo giusto, perché lui aveva sempre da fare e non gli trovava mai le braccia per farsi abbracciare a sua volta, come se le braccia lui le avesse da qualche altra parte, come fossero impegnate altrove ad abbracciare qualche altra Maria, che appunto non era lei, e anche quando provava a parlargli, lui non la ascoltava mai ed era sempre distratto, sempre con quell'aria assorta in chissà quali pensieri. E allora lei si scoraggiava e abbassava le braccia e abbassava il viso e faceva un passo indietro. Ma quando faceva un passo indietro, ecco che subito finiva addosso a qualcuno, perché c'era qualcuno dietro di lei, talmente attaccato che le pareva assurdo non se ne fosse accorta prima. E soltanto quando si voltava, ecco che la vedeva. Era l'altra Maria. Ma non capiva mai se fosse la Maria che lei avrebbe voluto essere per piacere all'uomo, o se l'altra Maria fosse tutta un'altra Maria che niente aveva a che fare con lei, e non capendolo si faceva di lato. E allora l'altra Maria e l'uomo si abbracciavano, e questa volta le braccia dell'uomo erano al loro posto, o meglio, abbracciavano la vita dell'altra Maria, e Maria restava sola a guardare quell'uomo, forse sbagliato. Poi però faceva un passo avanti, perché lei era balenata a un'idea e guardava dietro l'uomo per vedere se dietro l'uomo sbagliato ci fosse per caso l'altro uomo. Ma non c'era, e veramente non c'era più nessuno, perché nel frattempo l'uomo e l'altra Maria si erano infilati in camera da letto. Me stesso. Certe volte quando torno a casa è talmente tanta la solitudine che non trovo neanche me stesso. Accendo la luce e niente, non ci sono, non sono tornato, non so quando tornerò. Prendo un libro, mi siedo davanti alla TV e giunge la notte e sento il cancelletto del cortile sbattere e mi sporgo dalla finestra a guardare. E certe volte mi vedo, sono lì che fumo e mi affretto a raggiungermi, afferro il giaccone e sbatto la porta e scendo le scale di corsa, mentre io salgo con l'ascensore, arrivo al pianerottolo, apro la porta di casa, accendo la luce e niente, non ci sono, non sono tornato, non so quando tornerò. Questo racconto invece non ha proprio titolo. Noi siamo bestie feroci e vi chiediamo, voi uomini avete mai davvero sentito il nostro odore, l'odore delle bestie feroci? Noi non viviamo nei documentari che voi guardate dai vostri divani, nella tranquillità dei vostri appartamenti, tane che neanche vi siete costruiti da soli. E non entreremo nelle vostre case attraverso gli schermi dei vostri televisori. Niente di tutto quello che accadrà ha a che fare con la finzione. Noi non viviamo più nelle savane e nelle foreste lontane e ci siamo messe in cammino mesi fa e ora stiamo entrando nelle vostre città e ci stiamo avvicinando alle vostre case e siamo saltate sui vostri balconi. E mentre voi credete di vederci nello schermo del televisore, noi vi guardiamo dai vetri delle finestre e ruggiamo e latriamo. E qualcuno di voi dice al marito, alla moglie, al figlio, abbassa il volume per favore. E i vostri mariti, le vostre mogli, i vostri figli obbediscono, afferrano il telecomando e abbassano il volume. Voi obbedite, tutti. Noi invece disobbediamo e ruggiamo e latriamo ancora di più e voi restate paralizzati. Siete sempre seduti sui vostri divani e avete gli occhi sbarrati sullo schermo e non vi capacitate di quanto sia realistico il sonoro del documentario. E deglutite un anticipo di terrore. E il figlio passa il telecomando al genitore e il genitore passa il telecomando al figlio
per correggere quanto l'altro ha fatto in parte, mentre noi che vi vediamo dalle finestre ringhiamo. Noi che non ci cibiamo da giorni e abbiamo fame, noi rizziamo il pelo e fremiamo nel percepire la vostra vulnerabilità. E allora spicchiamo un salto e, infrangendo i vetri, balziamo dentro le vostre case. Allora, la recrudescenza di fascismo che c'è in Italia, in Europa in generale, in Italia in particolare, è sotto gli occhi di tutti. Ed è un fenomeno preoccupante. Questa cosa mi ha fatto pensare a quello che adesso vi dirò. I dittatori, quelli cattivi, esistono anche dittatori buoni, sono pochissimi. Però i dittatori, quelli proprio assassini, quelli cattivi, spesso cosa fanno? Usano, manipolano il nome di qualcuno, di qualche grande, che so, personalità della cultura, va bene? Per giustificare il loro regime, quasi che il regime fosse voluto e teorizzato da grandi filosofi, letterati, scienziati, eccetera, eccetera. Quindi danno questa, come posso dire, giustificazione, non solo voluto ma anche necessario. Uno di questi, il migliore forse che abbiamo avuto, che è Hitler, ha manipolato insieme a Mussolini, insieme a D'Annunzio, ad altri anche, il nome di un grande filosofo della fine della seconda metà dell'Ottocento, che è Friedrich Nietzsche. Già, ecco, definire, io vorrei parlarvi un attimo di qualcosa, dirvi qualcosa di Nietzsche. Già definirlo filosofo sembra riduttivo, perché Nietzsche è, non so, sfugge, cioè è un po' tutto. Quando si guarda come prosatore diventa filosofo. Quindi, certamente la sua opera è tutta una grande parabola, è tutta una grande metafora, quindi, ed è un filosofo, prendiamolo per filosofo e basta, non ripetibile, cioè è stato un fenomeno unico, Nietzsche non ha copie. Cosa volevo dire di Nietzsche? Volevo dire questo, che Nietzsche non si è mai sognato di parlare, pensare al superuomo, cioè una razza, come diceva Hitler, la famosa razza ariana, che in qualche modo dovesse dominare il mondo. Questo non l'ha mai detto, non l'ha mai pensato. Mi viene in mente che, vedete come sono i dittatori, e poi queste cose fanno presa sulla gente. Hitler è pieno di ammirazione per esempio per Mussolini prima che andasse al potere, Hitler, perché vedeva in Mussolini il continuum con la romanità, con la grandezza, eccetera, eccetera. Non, e quindi dice che la razza latina, dice Hitler, è quella, come posso dire, è la razza eletta, come posso dire. Non appena va al potere, la razza latina passa in secondo posto, perché quella prima è quella tedesca, è quella ariana. E quindi dei giapponesi di... Le cose essenziali. Va bene. Dicevo, togliere l'uomo dalla condizione miserevole e miseranda in cui è caduto. Allora Nietzsche parla di, a un certo punto, non solo in Zarathustra, ma anche poi in altre opere, ha scritto tantissimo, Al di là del bene e del male, La Gaia Scienza, eccetera, eccetera, La Nascita della Tragedia, tutte opere bellissime e interessanti. Dice a un certo punto che l'uomo, per affrancarsi dalla condizione in cui è caduto, deve passare attraverso tre metamorfosi. Deve diventare prima cammello, poi deve diventare leone e poi fanciullo e poi bambino. Analizziamo un pochino che cosa vuole dire, cosa vogliono dire queste tre cose. Il cammello rappresenta, nella metafora di Nietzsche, la parte più vessata dell'umanità. Forse Marx direbbe il proletariato, ma siamo qui su due piani diversi, perché Marx porta la sua speculazione sul piano politico, Nietzsche sul piano esistenziale. Probabilmente Nietzsche forse è il vero padre dell'esistenzialismo, non lo dice nessuno, però c'ha del... io credo che in
qualche modo il suo zampino ci sia. E allora il cammello rappresenta quello che porta i dolori e i pesi del mondo e al quale vengono imposti dalle religioni. Per Nietzsche Dio non è mai esistito, come per Marx, e in ogni caso però le religioni, non soltanto quella cattolica, ma le religioni hanno imposto all'umanità, all'uomo, dei pesi durissimi. Il cammello deve vivere questa condizione, questo è un punto, gli psicologi questo lo sanno bene, non basta capire le cose, bisogna viverle. Allora soltanto quando su di sé saranno assunte e i pesi e i dolori e il sangue di quella condizione avrà prodotto avrà raggiunto il massimo livello di sopportazione, allora sarà possibile la metamorfosi, la presa di coscienza e la metamorfosi che porterà il cammello, cioè l'uomo vessato al secondo livello. Il secondo livello è il leone. Il leone rappresenta la rabbia, che non sta bene però a Nietzsche, quindi pensate quanto è lontano da Hitler o da Mussolini. La rabbia perché assume su di sé l'eredità pesante di tutto quello che ha dovuto subire da sempre. Nietzsche a proposito di questo è per la concezione ciclica della storia, parla di eterno ritorno, poi accenno un attimo a questa cosa, e quindi in qualche modo rabbiosamente reagisce per svincolarsi da questa sua condizione. Però non è sufficiente questo, perché la rabbia non porta a nulla, lo dice Marx ai suoi amici che lo spingono ad abbreviare, ad anticipare la rivoluzione, dice: no, state attenti, la rivoluzione deve maturare. Ecco, quindi anche in Nietzsche la furia del leone non porta a nulla, proprio perché è furibondo, perché è cieco. Deve trasformarsi e trasformarsi nell'ultimo metamorfosi, che è il bambino. Il bambino è l'uomo che ha cancellato tutto. Siamo nel terreno totale del nichilismo, ma del nichilismo attivo. Oggi diremmo, se mi sentisse Nietzsche mi porterebbe nella bara, nell'uomo che ha resettato, ecco, dovremmo resettare tutto, formattare forse, non ancora che resettare, e partire da zero, ecco, partire da zero e abbracciare completamente il nostro destino. Abbracciare completamente il nostro destino significa vivere una dimensione totale di felicità e di gioia. È la stessa felicità, e ancora di più perché questa è esistenziale, a cui allude Marx quando dice: l'uomo non è nato per il lavoro, l'uomo è nato per essere felice. E poi quando faremo Marx parleremo un pochino delle differenze tra comunismo, tra le esperienze di comunismo e il marxismo. Altro che staganovismo. Marx odia il lavoro, perché dice il lavoro porta via all'uomo la sua condizione di uomo, cioè non lo fa stare con sé, non realizza quelle che sono le sue istanze, i suoi bisogni più profondi. Ne parla nei quattro concetti di alienazione. Nietzsche, per Nietzsche è la stessa cosa. Quindi il bambino è colui che assume, si riconcilia con l'umanità e soprattutto può contribuire a fare in modo che la storia continui e non continui sempre nello stesso modo. Qui devo spiegarmi un attimo. Nietzsche è per, come Marx d'altra parte, è per la concezione ciclica della storia, e elabora una teoria che chiama teoria dell'eterno ritorno. L'eterno ritorno significa che tutto nella storia, nel tempo di questo pianeta, anzi ancora di più, dell'universo, ritorna com'era, puntualmente ritorna com'era. Pensavo al fascismo. Però, l'uomo può, sempre in armonia con l'eterno ritorno, buttare sul tappeto, come posso dire, la propria volontà di potenza.
Allora, la volontà di potenza sembra confliggere con l'eterno ritorno. In effetti, che cos'è la volontà di potenza? È un pezzo di infinito, è un pezzo di infinito che completa in qualche modo, quello che sta tornando e lo rinnova, per cui io nel passato posso già sapere quello che sarà il futuro. Posso sapere quello che sarà il futuro. E questo pezzo di infinito, questa volontà di potenza, non è altro che la gioia di vivere, la stessa gioia di vivere, la stessa felicità di Marx, che l'uomo deve recuperare. Pensate quale metamorfosi ha fatto da cammello a bambino. Questo si chiama nichilismo attivo, cioè di partire da zero per ricostruire un vissuto e un mondo in cui si viva felicemente. Certamente non è la visione di Hitler della razza ariana, eccetera eccetera, siamo all'esatto contrario. E ogni volta ci penso come questa persona, come la filosofia di Nietzsche sia stata manipolata da queste persone, niente di più. Ne hanno fatto un nazista, insomma, ne hanno fatto assolutamente. L'altra cosa che voglio dirvi, e poi finisco, volevo dire due cose su Nietzsche. Bisogna, Nietzsche intorno ai 20 anni, i suoi biografi, 9 biografi su 10 dicono questo, la questione è controversa, contrae la sifilide. Io per questa cosa ho pianto, lo dico sinceramente, per quello che, perché ho visto il dolore di un uomo, vi dico che cosa, dove mi sono commosso. Contrae la sifilide, questa malattia che era incurabile nel XIX secolo, è una malattia subdola perché ha dei grossi stati di remissione, cioè sembra che uno stia bene, poi improvvisamente viene fuori e viene fuori che ha colpito degli organi o degli apparati e che li ha lesi e quindi insomma irrimediabilmente. Nietzsche ha frequentato in giovanissima età i bordelli, portato da qualche amico e ubriacato e fatto bere da qualche amico. La realtà gli ha detto male, poverino, perché in realtà poi ha vissuto una vita molto riservata. Molto riservata, quindi probabilmente se ha contratto questa, sfortunatamente, questa malattia, è stato per diciamo così, un errore di gioventù, insomma, gli errori da giovani, gli errori, insomma, la sua vita vissuta da giovane è stata questa. E che cosa mi ha colpito profondamente? Quest'uomo che continua a scrivere e dice: guardate che io in questo momento non sto male, sto bene, quindi non mi prendete per pazzo se io scrivo certe cose. E si sente il dolore, e si sente il dolore. Lui muore nel 1900 esatto, e la malattia si riaffaccia in maniera dura e abbastanza continua nel 1889, quindi 10 anni prima circa che morisse. E la cosa penosa a Torino, lui ha vissuto l'ultima parte della sua vita a Torino, e parla benissimo dei torinesi, però dice presi singolarmente. Questa è una cosa che io devo approfondire, non so perché dica questo, però evidentemente non so, insomma, avrà avuto i suoi motivi. E a Torino c'è una targa nella grande piazza di Torino, non mi ricordo come si chiama, è quella dopo Piazza Castello che va verso il Po, e c'è questa targa nella quale però non viene non si parla né ovviamente della sua malattia, sembra proprio che comunque l'abbia avuta, e se non l'ha avuta era uno psicotico, quindi ha avuto questa patologia. E viene riportato proprio dai biografi che davanti a quel punto dove è stato messo la targa, Nietzsche, in preda alla follia, vedendo un cocchiere che frustava un cavallo che non riusciva ad andare avanti, scendesse giù, abbracciasse il cavallo imprecando contro Dio, ponendosi egli stesso al posto di Dio e imputando a Dio la sofferenza di quella bestia, quindi baciando quel cavallo abbracciando quel cavallo, e per questo, pensate, 2 giorni dopo il fratello lo porta a Basilea e lo rinchiudono al manicomio, e da lì comincia questo travaglio veramente atroce. A leggere certe cose, cioè, di una persona che dice: ma guardate, credetemi perché io sto bene.
poi lo sta dicendo un cervello, cioè uno che se il Padre Eterno esiste gli ha dato la cosa più bella che poteva dargli al cervello, e la sifilide becca proprio il sistema nervoso centrale, quindi lo ristruttura in questo modo. Bene, allora il messaggio che manda Nietzsche non è quello del superuomo di Nembo Kid o Superman. Nembo Kid è il nome antico di Superman, sì, non lo conosceva, non ha neanche pensato, o del superuomo, ma è quello della gioia come Carlo Marx. Poi quando parleremo il 25 di Carlo Marx forse faremo anche dei raffronti, lo diremo in maniera un pochino più, certe cose le diremo in maniera un po' più completa. Pace e bene. Quello che voglio raccontarvi è una storia. Storia di un evento che è successo qui negli anni, che è successo a Frosinone negli anni 80, e che è il coronamento di una serie di eventi culturali che sono iniziati alla fine degli anni 70, proprio qui a Frosinone, sì, qui a Frosinone. Si tratta dell'esibizione di due musicisti assoluti, non solo nell'ambito del jazz, ma anche nell'ambito della musica in generale. E ovviamente ero emotivamente coinvolto perché ho in qualche modo partecipato, e allora per cercare di contenere le emozioni ho scritto qualche nota, perché sennò anche cercando di inserire tutto questo in un contesto, diciamo, più generale. E la storia è una storia di jazz in Birdland a Frosinone. Allora, il Birdland è uno dei più famosi jazz club che sta a Manhattan, a New York. È un jazz club dove ha visto la presenza e l'esibizione dei più grandi jazzisti del mondo. Quindi a Frosinone c'è stato il Birdland tanto tempo fa. Parliamo? Il microfono. Non si sente? Non lo so, magari con la musica. Lo sentite lì? Sì, sì, vai. Allora anche senza microfono, proviamo. Così, troppo, vabbè, ok. Ma preferisco senza, se vuoi sentire. Annus Horribilis, il 1980. Iniziava il riflusso, la marcia dei 40.000 alla Fiat segnava la definitiva sconfitta della lotta operaia, aprendo la strada a quella che sarebbe stato l'alientamento delle classi subalterne da parte del capitalismo e della sua deriva neoliberista. Ma il fervore artistico, in particolare musicale, diede vita a una sorta di onda lunga che proprio fra la fine del 70 e l'inizio degli 80 si consolidò in modo consistente nel vecchio continente. Una marea di jazzisti americani, in particolar modo dell'avanguardia free, incrementò il proprio esodo verso l'Europa da un'America lanciata da vere spiegate verso l'edonismo reaganiano, con tutto il suo devastante portato di macelleria sociale e culturale. Nel vecchio continente, l'epoca delle rivolte fra la fine degli anni 60 e tutti gli anni 70 e la maturazione di notevoli musicisti europei aveva reso terreno fertile alla fruizione di espressioni artistiche complesse quanto ermetiche ed espressivamente ed è difficile comprensione. Fatto sta che artisti del calibro degli Art Ensemble of Chicago, Steve Lacy, Ornette Coleman, Don Cherry, solo per citarne alcuni, ma anche Miles Davis e Chet Baker, due jazzisti non proprio consoni al free, anche se Miles aveva avvicinato la sperimentazione con implicazioni elettriche nell'album di Beaches Brew. Questi artisti erano di casa in Europa in quel periodo, in Francia, in Scandinavia, ma anche in Italia, a Roma, a Milano, nei jazz club, nei teatri, nei festival, Umbria Jazz, su tutti. Era frequente imbattersi in questi frangenti musicisti che probabilmente nel loro paese d'origine, l'America, non si sentivano più capiti e neanche sicuri. Non a caso Roscoe Mitchell, sassofonista degli Art Ensemble of Chicago, ebbe a dire che almeno in Europa potevano girare senza il fucile in macchina, visto che non correvano rischi di subire aggressioni razziste. In quel fatidico 1980 un po' di quel band di dio jazzistico passò anche da Frosinone. In un contesto di crescente passione per il jazz, che si concretizzò con l'organizzazione di concerti dei migliori jazzisti italiani, presenti nel territorio anche per la fama del suo conservatorio. Da Enrico Pierannunzi a Maurizio Gianmarco, a Patrizia Scalcitelli, solo per citare alcuni di questi artisti, capitarono a Frosinone. Ma oltre a questi artisti anche vennero gli Art Ensemble of Chicago e Chet Baker. Lester Bowie, il trombettista degli Art Ensemble of Chicago, e il compagno offrirono una memorabile performance al Nestor. Chet invece tenne un concerto presso il mitico auditorium dell'Etera, quello che stava sotto il grattacielo.
In quel periodo un fervore culturale aveva pervaso tutta la città, grazie anche all'attività di un gruppo di giovani radunati nella cooperativa culturale La Luna, che con la loro ostentazione e pervicacia riuscì a sensibilizzare l'amministrazione comunale a dare una mano affinché nel capoluogo della sociaria sorgesse un piccolo Birdland. Ricordo personalmente con particolare emozione l'entusiasmante clima che ci circondava in quel momento. Quello era un periodo in cui chiunque sapesse maneggiare uno strumento si incontrava per suonare di tutto e tutto, da tutte le parti. Ancora oggi, quando ci si rivede fra di noi, magari dopo decenni, ci si è persi di vista, ci si è posto, ciao, ti ricordi, abbiamo suonato insieme quando eravamo ragazzi, adesso che fai, suoni ancora? Questo succede spesso, come è successo ultimamente anche a un concerto che hanno dato all'Igenesi alcuni amici miei che suonano i Beatles, che il pianista non lo vedevo da anni. C'era il CAM, voi lo ricordate, Centro Attività Musicali, era uno stanzone, un caseggiato a Piazza Scappatici vicino al serbatoio, dove provava anche la banda. Da una parte provava la banda, dall'altra c'era uno stanzone dove chiunque poteva suonare. Si suonava musica country, Crosby, Stills, Nash & Young, e si tenevano concerti dall'organizzazione a quarto improvvisato. Nello studio di registrazione Angeli, quello che stava sotto alla cattedrale, dietro si registrava una sorta di casareccio prog rock a commento musicale per un documentario sulla droga che avevano commissionato un nostro amico, una sezione locale di un partito politico aveva commissionato un nostro amico, non dico nomi, non dico partiti, così siamo asettici. L'onda lunga dei musicanti di Frosinone arrivò fino allo studio di registrazione di Roma, a San Giovanni, dove allora un aspirante cantautore, oggi valente avvocato ed ancora musicista e scrittore, iniziava a registrare i suoi primi master. Allora si chiamavano i master, cioè erano delle bobinone dove uno registrava i pezzi e poi questi venivano traslati sul vinile, sul CD. Ma era il garage di casa che, secondo il nostro poco umile e inattendibile giudizio di parte, il nostro umile e di parte, usciva la vera musica creativa. Il jazz rock italiano, aria Napoli Centrale, per il giro faceva da contorno a un nostro tentativo un po' velleitario di suonare del jazz vero. Poco più che 19enne, insieme ad altri amici, strimpellando su una chitarra, un sax, un basso, una batteria, cercavamo di ispirarci a quei mostri sacri. Fu per coronare il sogno di ascoltare quegli artisti fino ad allora solo sognati sui dischi che mi adoperai a dare una mano ai ragazzi della Luna. Bassa manovalanza in cambio dell'ascolto dei nostri eroi in carne ed ossa. In particolare la performance di Chet Baker fu entusiasmante. Contornato da straordinari musicisti, Enrico Pieranunzi al pianoforte, Nicola Stilo al flauto, Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Roberto Gatto alla batteria, mentre tu leggevi quella cosa mi veniva in mente che anch'io parlavo di gatti. Chet ci ammaliò con il suo fraseggio morbido, drammaticamente rilassato nella sua tromba, con la sua voce così particolare. I suoi compagni d'avventura non furono da meno. Ricordo un Nicola Stilo particolarmente ispirato, in grado di fornire delle suggestioni timbriche coinvolgenti insieme alla tromba di Baker. Proprio in quel periodo usciva per la Edipan Record il disco Soft Journey, inciso da Chet ed Enrico Pieranunzi, con la stessa formazione del concerto di Frosinone, tranne che al posto di Nicola Stilo al flauto c'era Maurizio Gianmarco al sax tenore. Un vinile che ho consumato a furia di ascoltarlo, perché ogni nota di quelle tracce, da My Funny Valentine a Nightbird ad Animali Diurni, è preziosa per la sua esecuzione, ma soprattutto perché mi riporta alla meravigliosa sensazione di quel concerto dell'Auditorium di Frosinone. Qualche settimana fa, sulla pagina Facebook di Maurizio, sono comparse magicamente le foto scattate all'epoca da Rino, uno dei ragazzi della Luna. Foto scattate durante quella esibizione. Sono foto straordinarie, ma che solo marginalmente riescono a descrivere l'incredibile magia di ciò che stavamo vivendo. Ecco, io quelle foto le ho prese, le ho montate.
ho tratto un video che adesso vi mostro e sotto al video ho messo un brano Animali diurni che fa parte proprio di quel CD, scusate, bestemmia, di quel LP che si chiama Soft Journey. Grazie. Thank you.
sive demoshi